lingua è il dialetto bavarese, che è un dialetto ormai scomparso. Qualche anno fa dicevano parlano solo i vecchi, adesso i vecchi sono rimasti noi, i pochi che sono rimasti. Il dialetto però è sfumato un mondo, una civiltà. E questo ne ho parlato nell'ultimo romanzo Tra lume e scuro, che è una voce polonese. Ma una poesia, era una poesia che avevo scritto, è una vecchia storia, come raccontavo prima, e c'è un amico che è un italianista modenese, che sostiene la mia profonda modenesità e giochiamo sempre intorno a questa mia supposta modenesità. Io a Modena sono nato, conservo ancora tracce di accento modenese nel mio parlare, ma per me Pavana è stata la mia seconda patria, forse quella più vera. E gli ho scritto per gioco questa poesia in cui racconto questo Natale pavanese di quando, nel dopoguerra, bambino, lasciavamo Modena e si andava a piedi alla stazione, ovviamente, perché allora si andava sempre a piedi. Poi si prendeva il treno, si tornava a Bologna e già c'era il sogno di Bologna, questo si vedeva attraverso la chiesa di San Luca sul Colle, e poi il cambio piazzale ovest partivano i treni per la Porretana, che è la ferrovia più antica che passa l'Appennino, e fine dell'Ottocento hanno fatto la Porretana, e la prima a passare l'Appennino, da lì sono passati personaggi importantissimi, però nel dopoguerra che era saltata tutta la linea bombardata, eccetera, c'erano ancora treni a vapore e c'era la terza classe, si prendeva la terza classe e quando il treno entrava in galleria c'era un soffiavignaso, era si soffiava col carbone e c'erano tutti i miei parenti con i quali avevo trascorso i primi 5 anni della mia vita, quindi li nomino, mia nonna, mio prozio, mia prozia. Io così ho qui poi dedicato un'altra canzone a Merigo. E era la bellezza di quei Natali, era non solo il ritorno là dove avevo cominciato, tutto sommato, ma anche il Natale era un'occasione di festa. Per Natale si mangiavano i tortellini, adesso uno va al ristorante, può avere tutti i giorni i tortellini, ma loro i tortellini erano solo per Natale. Quindi è un'occasione. E così, insomma. E Modena, che era per me città di privazioni, allora bambino soprattutto, poi sofferenza, era non vista bene. E ho scritto questa poesia per questo mio amico che l'ha pubblicata in un suo numero di poesie, lui è anche poeta. E quando Mauro mi ha chiesto un testo da musicare, io ho detto, ma c'è stata poi mia moglie, a dire la verità. Quella poesia. E sono contento perché il dialetto modenese, il dialetto bavarese, che non ha storie, non è un dialetto che possa vantare autori, eccetera. È diventato, è assurdo gli errori della cronaca. Come quella volta che ero in Argentina, non mi ricordo sull'altura, e c'erano delle formiche, ho detto, ci sono delle formicole. Questo è un momento storico importante perché per la prima volta in Argentina si è sentito parlare di dialetto bavarese. Sciocchezze mie proprio. Quanto affetto e quanto amore ci sia da parte del mondo della musica
nel mondo della canzone italiana nei confronti di Francesco e quanta riconoscenza per l'importanza che ho avuto per la crescita di tutti noi. Sì, ma tu dici che ho fatto 200 parti, ma sono tante, non credo di aver fatto tante, 200, però sembra che abbia scritto soltanto tre canzoni: L'Avvelenata, Dio è morto e la locomotiva, e basta. No, cioè, anche lui è rinchiato per la strada. Ma anche quella lì molto meno, però, molto meno. Per L'Avvelenata invece va ai primi cinque posti. E Dio è morto e la locomotiva. E invece ne ho fatte tante altre di canzoni. Sono molto più belle dell'Avvelenata, nel mio modesto parere, insomma. Però tutti quanti si fissano sull'Avvelenata. Addirittura una sera era a Bologna, quando abitavo ancora a Bologna, nella trattoria da Vito, dove andavo tutte le sere a giocare a carte, e è capitato Vasco Rossi per complimentarsi con me sulla Velenata. Dice una canzone stupenda, dico guarda che ne scrive delle altre, no? Dice la Velenata. Allora, infatti la grande emozione è stata anche per me scoprire un sacco di pezzi, cioè io come tutti, siccome lui dice che ne ha scritti 200 e ne ha scritte tante, io non le conoscevo tutte, quindi per me è stata una grandissima occasione di crescita e ancora una volta ho avuto la fortuna di fare un lavoro nel quale ho imparato tanto. E una delle cose che proprio ho imparato è stato ascoltare e riascoltare, e già avevo naturalmente un'altissima considerazione del lavoro di Francesco prima, però adesso molto di più, ed è stato proprio attraverso la rilettura dei testi, la frequentazione dei pezzi cosiddetti minori, no? Ed è molto bello, perché quando poi devi arrangiare, devi prendere un brano e devi contemporaneamente ovviamente rispettare il brano, e però devi fare in modo che ogni brano sembri un bel brano del repertorio del cantante al quale è stato destinato. E quella è l'operazione più interessante, fare in modo che davvero ogni interprete se lo metta addosso e gli sembri e gli sia naturale. E questo vuol dire spesso, vuol dire ascoltare bene il testo, ascoltare bene gli accordi, vuol dire rimuovere ostacoli. Cioè, in fondo, nell'arrangiamento, come diceva il buon vecchio De André, tutto ciò che non è necessario è superfluo. Bisogna mettere le cose solo che hanno veramente valore e che non si frappongono fra chi ti sta dicendo qualcosa e l'ascoltatore. E quindi, sai, nel caso delle canzoni di Francesco c'è così tanto da ascoltare, no? E quindi per me è stato veramente un piacere. Vedo che anche amici che ascoltano, no? Questo piacere rinnovato di sentire pezzi, anche pezzi che in una produzione così ampia si erano dispersi, eccetera. Mi sento fortunato. La cosa fondamentale naturalmente è rispettare l'origine, l'idea primigenia del brano. Cioè, secondo me, pur nella mia carriera avendo straamato arrangiamenti che stravolgevano i brani originali, cioè da Joe Cocker a Jeff Buckley, cioè, arrangiamenti che hanno stravolto e che sono stati illuminanti, però tendenzialmente quando parto ascolto e siccome le canzoni sono dei racconti, sono delle novelle, cioè una persona che ti racconta una storia e ti porta per mano in un racconto nel quale sposta continuamente la macchina da presa, e ti fa guardare di qua, ti fa guardare di là, ti fa seguire il protagonista, aggiunge elementi del panorama, eccetera. Quindi in realtà, sempre di più, diventando grande, o invecchiando, come preferite, mi piace
creare spazio intorno alla voce, fare in modo che il testo, che per me è sempre la cosa più importante della canzone, che il testo arrivi e riesca ad arrivare fino all'ultima sillaba all'ascoltatore. Quindi in realtà ovviamente sono un musicista, mi piace tanto di tanto, e quindi se è vero che mi piace il tango, mi piace anche il cha cha cha, mi piace il rock and roll, per cui uno crescendo amplia la sua biblioteca, la sua libreria, no? E quindi quando quando ti capita l'occasione di fare un tango come Tango per due, la pigli al volo. Quando è che ti capita di arrangiare un tango oggi? Non è così facile, piuttosto che si alla fine sono un bambino, no? Mi lascio, sono un bambino che va al cinema e guarda lo schermo, apre la bocca e si beve tutto quello che gli danno, senza, addirittura quasi senza essere critico. Quindi ho la stessa reazione nei confronti della musica e delle canzoni, quindi alla fine arrangio come mi viene. Cioè, cerco di avere buon gusto e di rispettare. Io ho sempre avuto una grande ammirazione per Mauro. Tant'è vero che molti anni fa, durante una rassegna del Kraftenko a Sanremo, gli chiesi timidamente, non osavo, molto timidamente, se avesse mai avuto voglia o possibilità di entrare nel gruppo dei miei musicisti. E Mauro Pagani, con grande eleganza, mi ha mandato a cagare. Quando mi hanno detto che avrebbe arrangiato queste canzoni, non dico mi sono preso una piccola rivincita, ma mi ha dato una grande soddisfazione che una persona che stimavo come musicista e come arrangiatore lavorasse sulle mie canzoni, e quindi mi ha fatto un grande piacere questa ti cosa. Ringrazio, ma adesso vi racconto esattamente come è stato l'approccio timido di Francesco, ed è stato quasi letteralmente così. Oh, te che sei una troia, che hai lavorato quasi con tutti, con me no? Cos'è, ti sto sul cazzo? Questo è stato l'approccio. E io credo di aver borbottato, ma l'hai mai chiesto? Allora lui ha fatto, ma forse hai ragione. E ci siamo spostati al bar, e poi dopo sulla faccenda del suonare io, ero veramente, non potevo, avrei accettato molto volentieri, ma non potevo, siccome sono un musicista di facce di costumi, mi ero già imbarcato con qualcun altro. Questa è una leggenda metropolitana. mi incuriosisce perché quando canti una tua canzone dai un'interpretazione personale, e mi curisce vedere l'interpretazione che altri danno della stessa canzone, anche la scansione, le pause. E attualmente certi mi sono piaciuti di più, certi mi sono piaciuti. Ad esempio? No, non si possono fare gli esempi. Comunque l'altra sera è venuto a trovarmi Ligabue, ha fatto incontro, e penso che quella sia una bella interpretazione di incontro. Comunque sono tanti altri molto bravi, insomma.